Ciao a tutte, oggi volevo farvi vedere un po' di acquisti che ho fatto dal sito di Forever 21. Allora, inizio con questa maglietta. Ci saranno delle clip dove io indosso questi indumenti per farvi un po' vedere come sono. Allora, questa è una 1X ed è la Woven Top nel colore Teal. E il prezzo è di 12,75. Tutto quello che vi farò vedere sarà della linea plus size ed è veramente molto carina con questo incrocio dietro, molto bella, semplice ma bella. Poi ho preso questa, non ve la faccio neanche vedere indossata perché è una semplice canottierina intima in cotone bianca a 3 euro. Ha una buona lunghezza, è abbastanza aderente per essere una 1X, ma considerando che di solito le indossate sotto qualcosa, direi che vada bene, altrimenti magari io personalmente prenderei una taglia più grande. E questa è la Basic Top Cami White. Poi un'altra magliettina, questa è nel colore denim. Sì, è sempre Basic Top, una 1X. E non so se dal video si veda bene, però non è un grigio, è proprio un color denim. Molto bella, mi piace molto come cade. E questa l'ho pagata 8 euro. Tutti i top di solito li prendo nella misura 1X. Mentre solitamente per i vestiti scelgo una 2X perché voglio che cadano un po' più morbidi. Invece per quanto... Ho preso dei leggings? Non ricordo se ho preso dei leggings. Però sicuramente prenderei una misura più piccola. Vedevo un'ombra nei miei occhiali, non capivo cos'è. Praticamente io porto una 50-52 sopra e una 48-50 sotto. E poi ho preso questo costume che ho visto molto bello, ho visto nella foto che l'ho indossato da Ashley Graham. E questo l'ho pagato 31 euro, ho preso sempre una 1X ed è il One Piece White and Black. Ha questa trama particolare che non saprei come altro definire, ha le coppe preformate all'interno, niente ferretto, nessun tipo di sostegno all'esterno, diciamo qui a lato. Allora, due cose, questo mi piace, ma ha due cose che sono un po' per me. Una è che è molto molto sgambato, infatti comparato all'altro costume che è della stessa misura, vediamo come posso farvi vedere, forse così, è estremamente sgambato, vedete questo è quello bianco, la sgambatura è decisamente molto più ampia rispetto all'altro. Quindi, essendo che a me personalmente non piace portare costumi troppo sgambati, l'unica cosa che faccio è lo posiziono nello stesso punto in cui indosserei un normale costume, quindi lo tiro un po' giù, solo che mi avanza del tessuto dietro, quindi mi resta un po' più morbido dietro e non è una cosa carina. E la seconda cosa, questa cerniera è molto carina. Teoricamente voi le potreste indossare così anche a metà. Il problema è che spesso e volentieri va giù quando le indossate a metà, ma a volte anche quando le ritirate su non si aggancia bene e continua a scivolare giù. Quindi quella è una cosa da tenere in considerazione. Infatti anche facendo il video volevo farvi vedere che le potete lasciare a metà, ma ho avuto dei problemi. Un altro costume. Questo è stupendo, sempre una 1X, qua dicono solo One Piece, non mi ricordo se aveva un nome particolare, però
pagato 29 euro e questo mi piace tantissimo, molto più dell'altro. Mi piace che non sia troppo sgambato, anzi copre bene anche la parte dietro, diciamo che non avete le vostre chiappette al vento, è tutto bene coperto. Mi piace un sacco che abbia queste ruche sul davanti, sono stupende. E la parte sopra non è imbottita, solo la coppa performata, ma in questo ci sono delle stecche laterali inserite. Comunque non sono malaccio come sostegno, devo dire. Questo ha questa fascia molto. Ha questa fascia elastica sopra, quindi non avrete problemi se pensate che vi scivoli. Avete questo da mettere dietro il collo, ma anche se doveste aprire questo, non avete alcun tipo di problema. Mi piace un sacco la fantasia di questo. Poi ho questo vestitino nero sul quale sono un po' incerta. È sempre una 1X. Scherzavo, è una 2X. E l'ho pagato 25 euro. Mi piace molto il fatto che abbia questa cintura di metallo, cinturino di metallo sul davanti. Cosa strana, ha un piccolo pezzo di spallina imbottita all'interno e non so, cade un po' strano, sembra quasi che sia un po' grande rispetto a come l'ho visto sul sito. Ha un modo strano di cadere, la gonna resta tanto aperta, invece me l'aspettavo, aspettavo che si chiudesse un po' di più e si allargasse un po' meno. Però tutto sommato non mi dispiace. Forse l'avevo immaginato diverso o l'ho preso un po' troppo grande. Un altro vestito. Non mi ricordo. Niente, non ho specificato il nome dell'altro vestito nero che vi ho appena fatto vedere. Questo quando ho ordinato l'avevano appena messo, costa 24 euro. L'ho preso sempre nella misura 2X e dal sito mi sembrava decisamente molto diverso, nel senso che per qualche motivo pensavo fosse nella gonna ci fosse della stoffa molto più leggera. In realtà questo è il tessuto che credo sia, non sono brava con i tessuti, credo sia, non ne ho idea. Sarà cotone? Molto leggero, però mi sembra cotone. Sono negata per i tessuti. Questo vestito è chilometrico, è veramente lungo, quindi sicuramente dovrò accorciarlo a meno che non lo indossi con dei tacchi abbastanza alti. Non c'è neanche scritto, ci sono 10.000 cose scritte, ma non c'è scritto di cosa è fatto. In tutte le lingue del mondo. Viscosa. 100% viscosa. Il salto di arcano. Mi piace molto questa parte qui sul davanti e la parte dietro così, trovo sia molto carina. Me l'aspettavo un po' più elegante, diciamo, invece della stoffa visto così è quasi più un prendisole. Non è male, è completamente dritto, quindi non dà una forma particolare alla silhouette. Questo può essere un pro e un contro. Dipende se vi piace lo stile. Per ultima cosa, ho preso questa jumpsuit, che adesso non so neanche come si dica in italiano. Sono quei tutoni un pezzo praticamente. E è da tanto che volevo prendermene uno, ma non avevo idea di come stesse su di me. Sono andata sulla 2X per sicurezza e questo l'ho pagato 24 euro. Mi piace un sacco la stoffa molto leggera,
estiva, ho un paio di pantaloni che ho preso da Forever 21 che hanno questa stessa stoffa e anche questa specie di motivo geometrico che adoro, ho strausato, sono tipo i pantaloni quelli harem. Quelli li adoro veramente tanto, quindi ho pensato di buttarmi su questo. E mi piace il fatto che dietro ci sia questo laccetto e che, sul davan che il davanti sia morbido, ma che abbia questo bottoncino in modo da evitare strane fuoriuscite. Per me sembra forse che sia un po' troppo largo sulla parte delle braccia. Però tutto sommato non è male, pensavo molto peggio. Quindi forse magari lo metterò anche con un paio di tacchi, una cosa così, giusto per stare freschi in estate. E bene, questo è tutto. Se avete qualche domanda sulle taglie di Forever 21, ditemi pure, per quanto ne so, per quanto riguarda la sezione sezione, non riesco a parlare. Per quanto riguarda la sezione plus size, almeno, visto che ho ordinato anche l'anno scorso, ho fatto un paio di ordini, e devo dire che per me il sito è consigliatissimo. Tra l'altro, se non sbaglio, questa volta sono stati eccezionalmente veloci perché ho ordinato di sabato e mi è arrivato il tutto di mercoledì. Quindi direi perfetto. E senza spese di spedizione, se superate, credo siano i 70 euro. E tra l'altro trovate sempre cose in offerta sul sito. Bene, detto questo, vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se siete interessati a vedere qualche altro haul di vestiario. Credo prenderò qualcos'altro prima dell'estate da ASOS. E niente, ci vediamo presto. Ciao!